Secondo gli esperti, la valanga che ha provocato la morte di due sciatori negli impianti di Campo Felice e zona anfiteatro sarebbe stata provocata direttamente dal loro fuoripista. Una tragedia, insomma, che si sarebbe potuta evitare perché le condizioni meteo avrebbero imposto più di una cautela, secondo Paolo Passalacqua, comandante del soccorso alpino della Guardia di Finanza dell'Aquila. Le due vittime sono state letteralmente sbalzate nel bosco, mentre il terzo sciatore, semisepolto dalla neve, è riuscito a salvarsi abbracciando un albero. I tre erano clienti storici dell'impianto di Campo Felice. Luca Lallini, amministratore delegato degli impianti, ha dichiarato che erano due sciatori esperti, un dramma per tutti. Lallini ha anche detto che gli impianti sono sicuri alla luce della recente nevicata. Due piste erano state chiuse, ma più che vietare l'accesso con recinzioni e cartelli, cosa si può fare, si chiede oggi? Mi sconvolge il fatto che fossero esperti, la montagna è come il mare, non si deve sottovalutare o peggio sfidare, ha detto l'imprenditore, che ha voluto lanciare anche un appello: aiutateci a far capire la verità, e cioè che sulle piste c'è sicurezza, intorno a questo comparto ci sono aziende importanti per l'economia regionale. Le vittime, lo ricordiamo, sono Massimo Urbani, 57 anni, e Massimo Franzè, 55 anni, di Roma, appassionati di montagna e molto conosciuti in zona come esperti sciatori. Per lo sciatore ferito, arrivato in codice rosso all'ospedale dell'Aquila ieri, l'allarme poi è stato ridimensionato dopo un primo esame di sanitari in pronto soccorso. I carabinieri consegneranno una relazione al PM della procura. Il terzo sciatore, secondo le ricostruzioni, si è salvato, come dicevamo, perché sciando 100 metri prima non è entrato nel bosco, si è aggrappato ad un albero e è stato salvato vedendo uno sci fuori dalla valanga da parte dei soccorritori. Il direttore degli impianti parla di due brave persone, due eccellenti professionisti, oltre che sciatori esperti, appassionati dei nostri territori e delle montagne, che però per un'eccessiva sicurezza e confidenza hanno scelto di fare una cosa molto pericolosa e era prevedibile perché ieri il rischio c'era. Per Campo Felice, dice, è un momento sfortunato, la stagione sta andando bene, ma ogni giorno ne succede una. Il riferimento evidente è alla morte qualche giorno fa di un altro sciatore aquilano, andato a schiantarsi contro un albero. La stazione è sicura e le piste non sono pericolose, dice, poi se qualcuno vuole azzardare e infrangere le regole, i rischi ovviamente ci sono. C'erano 6.000 persone ieri sugli impianti che hanno sciato in tutta sicurezza. Non erano sprovveduti né incoscienti, dicono oggi gli amici su Facebook.